Una nuova parte di Polifemo dedicata all'USB Taranto, in particolar modo all'incontro tenutosi nella sede provinciale di Taranto a Talzano, un momento in cui ci si è scambiati gli auguri per il Natale e si è fatto un po' un bilancio del 2018. Un anno che è stato davvero impegnativo per la sigla sindacale in oggetto. Tante battaglie in difesa dei lavoratori, la questione Ilva e non solo, ma ascoltiamo il coordinatore provinciale di Taranto, Francesco Rizzo. L'anno 2018 si chiude con grandi risultati per quanto riguarda USB. È un anno che ci ha visto, contrariamente a quello che pensavamo, crescere ancora di più a dismisura. Un anno che ha segnato non solo una crescita in Ilva, ma anche e soprattutto nell'appalto Ilva, ma nell'appalto, come dire, negli appalti in generale, sia negli appalti comunali, cooperative. Quindi c'è stata un'adesione, come dire, inaspettata ad USB. Abbiamo eletto fra pubblico e privato, credo solo l'anno 2018, una quarantina di delegati in più rispetto a quelli che avevamo. Soddisfazione tantissime, continuiamo nelle opere che hanno contraddistinto questa organizzazione, che sono quelle di dare supporto non solo morale ma anche vero, come dire, concreto alle persone che stanno peggio di noi. Niente, è stato un anno di pulizia, abbiamo anche allontanato tutta una serie di personaggi che con noi non avevano nulla a che fare, ma abbiamo tentato, come dire, di reinserirli sulla giusta strada, ma era gente che non faceva sindacato perché lo sentiva, ma semplicemente per questioni personali. Quindi da quel punto di vista mi sento anche di dire che abbiamo fatto un po' di pulizia. E gli auspici per l'anno prossimo sono quelli di riorganizzare l'organizzazione. Abbiamo aperto già l'altra sede a Taranto, dovremmo fare l'inaugurazione verso la metà di gennaio. Stiamo ragionando sull'apertura di alcune sedi in alcuni comuni della provincia di Taranto. Niente, situazione, diciamo che meglio non poteva andare. Dal punto di vista della crescita del gruppo dirigente di questa organizzazione sono stati fatti passi in avanti enormi e c'è soprattutto sempre quell'idea che tentiamo di dare, che questa non è un'organizzazione sindacale ma più che altro una famiglia, quindi noi accogliamo tutti coloro che vengono per partecipare, per solidarizzare, per dare una mano al prossimo, chiaramente diffidiamo da chi invece tenta di infilarsi in questa organizzazione perché ha obiettivi di tipo personale. Quindi questo è lo spirito di questa organizzazione, ci ripromettiamo per il 2019 di migliorare ancora di più. E ringraziamento a tutti i ragazzi, e se noi quest'anno siamo riusciti a fare tutta una serie di opere di beneficenza, a dare sostegno a famiglie in difficoltà, a bambini come dire, che vivono situazioni particolari, è grazie agli iscritti dell'USB che ci consentono come dire, di fare queste operazioni. Quindi un grazie veramente a tutte quelle persone che ci sostengono e che ci mettono nelle condizioni di dare un'immagine, credo, concreta del sindacato, perché il sindacato, inteso come lo intendiamo noi, è un sindacato che si occupa dei problemi sociali, dei problemi veri. E ascoltiamo ora l'avvocato Antonella Zella, legale USB, ci ha espresso il suo parere, la sua opinione, proprio attraverso l'esperienza professionale, circa il rispetto del diritto dei lavoratori. Per quanto attiene alla situazione, diciamo, della tutela dei lavoratori a Taranto, ci sarebbe davvero molto, molto da dire. Sicuramente in questa esperienza, nella mia esperienza professionale, rispetto a questo sindacato giovane, sindacato che crede giovane, ma nel senso non deleterio del termine, nel senso che è un sindacato sicuramente di recente nascita, ma che crede fortemente nella tutela dei lavoratori e che cerca di essere al loro fianco in tutti nello sviluppo dell'intero iter lavorativo. Non parlerò di Ilva perché le vicende di Ilva S e di ArcelorMittal sono note a tutti. Parlerò della esperienza lavorativa rispetto a questo sindacato per ciò che attiene davvero la tutela
quella anche del lavoratore che effettivamente non appartiene a queste grandi aziende. Quindi qualsiasi soggetto venga da noi viene assistito e tutelato così come si conviene e come dovrebbe essere in qualsiasi tipo di sindacato, al di là poi della portata lavorativa. Per cui diciamo che abbiamo registrato in quest'ultimo anno sicuramente molto fermento, molte situazioni lavorative che non sempre coincidono a quello che dovrebbero essere i diritti sindacali, i diritti dei lavoratori, addirittura lesioni di diritti costituzionalmente garantiti, ma appunto con un'azione di legittima forza, nel senso di invocare questi stessi diritti, cerchiamo in ogni caso di rendere giustizia a questi lavoratori. USB Taranto è stato ed è molto impegnato per la tutela dei lavoratori nel settore della ristorazione ospedaliera. Ascoltiamo il responsabile Giuseppe Di Pippa. Qui oggi sono in rappresentanza dei lavoratori della ristorazione ospedaliera e, come sappiamo, la gara è a livello regionale e con Francesco Rizzo, il nostro segretario, stiamo seguendo e attendendo l'uscita delle linee guida che la Regione Puglia darà alle ditte che vorranno partecipare a questa gara. E ci auguriamo che queste linee guida possano tutelare innanzitutto gli ammalati per quanto riguarda il vitto e soprattutto anche a seguire i dipendenti di tutte le strutture ristorative ospedaliere. E per concludere, la testimonianza di un iscritto USB, Marcello Casto, che esprime la propria soddisfazione per l'appartenenza ad USB Taranto. Niente, io come iscritto sono veramente soddisfatto di tanti aiuti sia morali che economici che stiamo dando a queste famiglie che hanno avuto veramente dei problemi di morti dentro casa in caso di salute o in caso di incidenti che ci sono stati. Ringrazio veramente Francesco Rizzo, che è sempre presente in ogni caso di organizzazione, perché quando lo telefoniamo per qualunque problematica sia sul lavoro e sia nel campo di aiutare qualche persona, è sempre presente. Io sono un papà che vive ai Tamburi e in alcune circostanze che abbiamo avuto bisogno del suo aiuto, lui è sempre stato presente. Tanti auguri a tutti. Grazie.